Ciao a tutti ragazzi, nuova parte. A proposito, del filmato prima, Vegger, va bene che Onin non è uno splendore. Cioè, Errol, scusa, va bene che Onin non è uno splendore, ma è una donna. È una donna? Ma che roba, faccio anch'io salto e tuffo. Stai buono, Tick. Questi vestiti non vanno bene per me. Un momento, forse può usarli Jack. Non mi importa cosa dici, stiamo facendo il massimo. Beh, allora il vostro massimo non basta. Oh, guarda, ci sono degli insetti perfino qui, nella tua officina. No! No! Tick! Sì, no! Fa così. Poi Tick! Andiamo al cupi adesso. Adesso morirai! Oh mamma! Cosmo! Tutto quello per cui ho lavorato, finito! Tranquillo! Gliela faremo pagare a quella stupida testa di ferro! Ma prima devo salvare il mio amico Jack! Mi serve un buon piano. Tu sei sicuro che tenga? Fidati, sei in una botte di ferro, Pelosone! Non c'è problema! Sì, in una botte di ferro arrugginita! E allora calami! Il grande Dexter va in missione! Ti seguo a ruota! Ed è una mission possible! In forza, non c'è Tom Cruise, per cui è possible! Vada via il Q. Dexter, stai bene? Dexter? Sto bene. Sto bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, ragazzi. Rieccoci qua dentro il palazzo della fortezza. Ora, attenzione, dobbiamo far silenzio. Dobbiamo essere come le ombre. Attenzione che le guardie Crimson qua sono letali. Un colpo e ci fulminano. Via, 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 via. Ciao Pirla, non mi prendi più? Sfigato. Perché l'ho insultato? A volte dovrei proprio mordermi la lingua. Mannaggia. Porco Prazis. Fuga! Fuga rapida, Dexter! Via, via, scappimo, scappimo! Povero sfigato. Ti è andata male. Ok, rieccoci a terra e ora... Qui servirebbe un bel sottofondo musicale.
porca miseria, qua. Ecco, vai, vai, fischia. Movimenti da spia a livello estremo. Via, via, prima che arrivi. Via, 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 per le condutture, per i condotti di ventilazione che io amo. Hai fallito ancora una volta, Kevin. Adesso dovrò valutare la punizione più adeguata per i tuoi errori. Ma si può sapere perché questo Jack è così importante e quel noioso sacco di peli arancioni non è certo una minaccia. Tu non sai niente. Tu non hai la minima idea di quanto quei due siano importanti per l'intero universo. E per questo Dexter non deve riuscire a liberare Jack. Sono stato abbastanza chiaro. Certo, me ne occuperò io stesso. Va bene, ma se dovessi fallire ancora, può darsi che quel fastidioso topo arancione sia ancora in giro da qualche parte. Stavolta non fallirò. Questa partita è ancora aperta. Se Dexter riuscisse in qualche modo a far evadere di prigione questo Jack, forse potrei incontrarli entrambi fuori di qui, magari travestito. Certo, un vecchio potrebbe conquistare la loro fiducia. Ah sì, posso ancora ottenere quello che voglio. E io avrò la testa di Dexter. Non finché ci sono io. Comunque, sentito Cor, tu non sai nulla di Jack and Dexter. E per... Oh, allora sto... oh, sto a parlare. Cacchio, Dexter, la prossima volta portami le scarpe isolanti. Stavo dicendo, Cor, tu non sai niente. Per forza, Cor, il tuo Cor, e per forza, Cor, il tuo amico, mica come te che spoilerà tutto, fischia. E mica come te, che te ti sei già... Come te ti sei già fatto tutti i quattro giochi della serie. Per questo vuoi fermare Jack, perché non vuoi che ti faccia veramente il culo. Ma in realtà ti faremo il culo. Anzi, te l'ho già fatto. Enormemente poi ti ho fatto un mazzo a tarallo così t'ho fatto. Adesso io mi chiedo come fa questa guardia a non vedermi. Oddio, oddio, oddio. Cioè io mi chiedo come hai fatto a non vedermi la scia di fuoco. Io che vengo qua e sorvolo, ti sono a 2 centimetri di distanza. Ma che cazzo di guardie siete? Ma dove cazzo vi hanno arruolato? Anzi, dove vi hanno pescato proprio? Solo Dio lo sa. Forse non lo saprà neanche lui. E chi lo sa? È un mistero della vita. No, Dio, no. Sta parte qua l'odio d'amore.